La nostra associazione è stata coinvolta sul territorio di Sapri dall'Istituto Dante Alighieri e nella fattispecie dalla preside Maria Teresa Tangredi. Lo scopo principale del progetto è quello di creare una comunità educante sul territorio, quindi scopo anche fondamentale dell'associazione sarà di creare in movimento questa comunità educante, non solo con le istituzioni locali, ma anche con le istituzioni private del territorio, con dei laboratori ludici creativi rivolti alla fascia di età dagli 11 ai 14 anni e prendendo in carico non solo gli alunni ma l'intera famiglia. All'interno del progetto sono previste numerose azioni anche della Fondazione Cinevuvel che da questo giugno faremo del territorio una serie di interventi con dei video e con delle foto per poi portarli a fine progetto fra 2 anni. L'idea diciamo di tutto il progetto, ma soprattutto dell'Associazione degli Operatori di Pace, ci piace immaginare questo progetto proprio come dal titolo, in movimento. Noi siamo un'associazione di volontariato che diciamo le nostre origini sono nella velenese, però oggi con questo movimento noi vorremmo creare quello che è l'impatto sia sociale sul territorio, ma soprattutto l'impatto diciamo creativo della collettività, creando così una dimensione, una città a dimensioni di bambini, con i bambini come le imprese sociali con i bambini. Allora, con questa attività progettuale l'Istituto Dante Alighieri ha all'attivo l'occasione di poter avvantaggiarsi di un fondo nazionale e una rete, una partnership di notevole rilievo che porterà a realizzare a scuola dei laboratori. Nelle attività laboratoriali contiamo di carpire l'attenzione dei discenti e di perseguire obiettivi formativi ed educativi allo stesso tempo. Il fondo, nato per contrastare le cause della povertà educativa, lanciano la nuova sfida della scuola. La scuola che, parafrasando il titolo dell'esperienza Movimenti, deve essere al passo con i tempi, deve creare alleanze significative con gli altri operatori che sono i referenti istituzionali, gli enti territoriali. Non solo, una presenza significativa sono operatori di pace, che è un onlus che opera nel terzo settore, e la Fondazione di Comunità Salernitana. Sono coinvolti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri? Partiremo quest'anno con un primo laboratorio dedicato alla cinematografia con la partnership di School Movel che realizzerà a scuola dei laboratori di cinematografia finalizzati alla produzione di cortometraggi. Gli stessi poi concorreranno a un festival dei corti a fine estate. Il progetto ha una durata triennale, quindi contiamo di realizzare altre esperienze importanti nell'ambito delle discipline STEM che sono legate all'acquisizione delle competenze digitali. Sono molto importanti per la formazione del futuro cittadino.